benvenuti alla sesta puntata di Orange Come On, il programma di approfondimento sportivo di Pistoia Live. Nella puntata di oggi il consueto punto di Gianluca Barni, l'intervista all'allenatore della Pistoiese Leonardo Gabbanini. Abbiamo intervistato anche il capocannoniere della Pistoiese Nicolò Gucci e il portiere Giona Fedele, autore di alcune ottime prestazioni nelle scorse partite. Inoltre abbiamo anche highlights di interviste del big match della settima giornata di terza categoria tra Breda Calcio e Sanripoli, finito 1-0 per i padroni di casa. Eccoci al nostro punto settimanale. La cosa migliore in questo periodo di Pistoia della Pistoiese è il tempo, che indubbiamente si mantiene piuttosto gradevole. No, scherzi a parte, la Pistoiese non riesce ancora a vincere, pareggia anche con la Fidenza tra le mura amiche. Adesso è attesa dalla trasferta con il Forcoli, vedremo se riuscirà a ritrovare la strada della vittoria. Si ha l'impressione che la formazione allenata da Gabbanini sia partita sì forte, forse qualche squadra debole, diciamo così, ha nascosto qualche lacuna arancione, poi tanti infortuni, tanti contrattempi, un'involuzione un po' di gioco. Domenica scorsa invece abbiamo visto una ripresa con tantissime occasioni rete non trasformate. Siamo a un bivio. Se la Pistoiese effettivamente non riuscisse a battere il Forcoli, qualche pensiero negativo si farebbe, perché andrebbe a fare una striscia francamente di 3 pareggi e 3 sconfitte, il che non sarebbe bellissimo, 3 punti su 18. Aspettiamoci invece tanta gente a vedere questa partita, che dovrebbe giocarsi su campo neutro, quello di Capannori a quanto si dice. Aspettiamoci tanti tifosi della Pistoiese, una bella affermazione, magari bagnata dai gol degli attaccanti, che in questo periodo sono i più discussi. Tra l'altro si è infortunato anche Lazzaro, che non si sa se sarà della partita domenica prossima. Si parla intanto di mercato, di un ritorno sul mercato, di qualche ruolo decisivo tipo centrocampo e attacco da potenziare. Vedremo se sorrose fioriranno, come si suol dire, ma intanto speriamo di ritrovare una Pistoiese vittoriosa. Per ora, ripetiamo, la cosa migliore è questo sole di novembre. Prendiamo questo per buono, poi aspettiamoci un po' d'arancio, ma l'arancio sia quello della Pistoiese. Con il tecnico della Pistoiese Leonardo Gabbanini, la Pistoiese questa malata. Allora, è malata o siamo in convalescenza? Molto probabilmente se vincevamo domenica potevamo essere guariti, secondo me. Però la prestazione è stata una prestazione che secondo me ha fatto sì che ci passasse un po' di febbre. Ora, se domenica vinciamo siamo guariti, se domenica non vinciamo no. Quindi tanti complimenti dal Fidenza, però sono sembrati, insomma, complimenti nobili, generosissimi. Giusti, dice l'allenatore, però insomma c'era anche tanta soddisfazione da parte loro per aver preso il punto. Ma allora, il Fidenza, cominciamo a dire le cose un pochino che aiutino a capire. Il Fidenza è una squadra che vale molto, Cioè è una squadra che ha giocatori di Serie A, E quindi tu dici un pochino... È una squadra che di base non ha niente in meno di noi, forse. E vi dico la verità, l'allenatore è arrivato prima negli spogliatoi, l'ho anche apprezzato, perché onestamente sono anche, come si dice, complimenti, fanno piacere, perché nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà una squadra che fino ad oggi invece ha fatto tutt'altre cose. Di conseguenza, siccome due giocatori loro hanno fatto 15, uno ha fatto 18 presenze in Serie A, che è Savi Giuseppe, l'altro Iadaresta, che ha fatto 5 presenze in Serie A, siccome Serie A è tanta roba nella Serie D, vi dico che onestamente secondo me la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Siamo mancati nella parte di realizzazione, ma queste sono situazioni. E poi onestamente, cioè, mi è sembrata una partita quasi ridicola dal punto di vista delle occasioni di mancanza, dei palli, le cose. Sembrava una partita, di solito capitano una volta nella vita queste partite, ora mi è capitata anche questa. Io credo che i 1000 infortuni, le 1000 situazioni, la difficoltà, se vinciamo domenica se ne vanno, e dopo dobbiamo confermarci in casa. Noi abbiamo
dobbiamo adesso ripetere questa prestazione. Cioè, l'obiettivo dell'allenatore è ripetere la prestazione del primo tempo, protratta per 70 minuti la prossima, per 90 quella dopo, e sono convinto che con queste due prestazioni, se caliamo è colpa nostra, allora è giusto che ci critichi. Poi ultimamente mi sembra che questa Pistoiese trovi anche dei portieri strepitosi in forma, Farnet del Mezzolara, cioè, Meglioni sì. Domenica scorsa, definito dal suo allenatore un fenomeno. E io dico il fenomeno del mese 70 lì, che vabbè, sono convinto che in un'altra giornata ne prendeva tre, però onestamente questa volta è stato eccezionale. Oh, bravo, bravissimo. 178 centimetri per sua definizione, però con la prospettiva di crescere. Ma va bene, e allora sì. No, effettivamente insomma, non dice benissimo la Pistoiese. No, molto giovane, però insomma, no, ha detto male, dai, onestamente. Io penso che il primo tempo è stato quasi i ragazzi, anche perché la cosa non è stata capita, è stata che siccome il Fidenza è una squadra che molto probabilmente è una delle più forti che abbiamo visto, vederla così debole ti costa fatica 45 minuti di farli diventare così deboli. Per loro stessa ammissione, l'obiettivo è la salvezza. Sì, sì, va bene. Allora, un giorno metteranno... Qui, la fregatura, ora vi dico la verità, la fregatura che tutti fanno è che... la Juventus l'anno scorso è riuscita a dire che era più debole del Milan e ha vinto lo scudetto. La gara che fanno sulla Pistoiese è questa: noi ci siamo cascati come polli e tutti ci stiamo cascando come polli. Io vi assicuro che non siamo né lontani assolutamente da queste squadre, e anzi, le squadre come invece altre squadre un pochino più basse, giustamente abbiamo differenze, cioè dal Forcoli ma anche dalla Fortis abbiamo differenze dal punto di vista proprio tecnico-tattico e di gestione totale, bene? Ma il Fidenza, il Piacenza, il Mezzolara, queste squadre soprattutto di là fregano molto, perché insomma se Bazzani costa 120.000 euro l'anno, parliamoci chiaramente, e Villa ne costa 80, cioè ma di che stiamo parlando? Cioè, io vi dico delle cose e poi mi fermo qua. Cioè queste squadre sono molto attrezzate, solo che noi si dovrebbe dire adesso, allora noi non siamo attrezzati per vincere, andiamo in casa del Forcoli perché adesso, per come adesso, dobbiamo salvarci. Potrei dire così se non fossi a Pistoia, e fregherei tanto. Invece noi almeno siamo a Pistoia, abbiamo la faccia per dire che sappiamo che qualcosa ci manca, perché ormai io penso che tutti hanno cominciato a capirlo, a vederlo. Però se abbiamo anche qualcosa di buono che sta a noi dimostrare di avere, io sono convinto che i ragazzi possono far bene, benissimo. Poi se dopo la società ci aiuterà ancora, allora diventeremo una squadra, con questa squadra, con tre giocatori molto forti, una squadra che lotta per vincere il campionato. Allora chiudiamo dicendo che l'allenatore ha ragione, perché Bazzani domenica scorsa ha fatto il nono gol, Villa ha sfiorato il sesto, calciando su punizione e prendendo il palo, insomma... Se gli mancasse uno dei due, forse anche loro. I numeri effettivamente ci sono. Allora, in bocca al lupo. Okay, speriamo di ritrovarsi tra 7 giorni e tutti allegri. Tutti allegri, speriamo. Allora, Gucci, questa Pistoiese non riesce più a vincere. Partita benissimo, gol di qua, gol di là, forse aiutati anche dalla trasferta di Riccione, che forse ha ingannato un pochino. Però, insomma, da qualche settimana 3 punti in 5 partite, si ha la sensazione che siate convalescenti. Sì, i numeri sono questi, c'è poco da dire, però già domenica si è visto, specialmente il primo tempo, una grossa crescita della squadra, e vabbè, non stiamo qui a parlare di pali e tutto il resto, però insomma una crescita c'è stata e ora dobbiamo dare continuità a questa crescita che è partita da domenica. Già col Forcoli, insomma, bisogna andare lì e cercare, se non altro, di fare una partita sulla falsa riga di domenica, incrementando magari il gioco, le occasioni, visto che quelle se non sono bastate, bisogna cercare di fare. Mi servirebbero sempre a partita 20-30 occasioni. Sì. e cercare un attimo di fermare questo trend negativo. All'inizio, in estate, si parlava magari tra i tifosi così, c'era un po' di scetticismo sulla difesa della Pistoiese, tutti contenti per l'attacco. Poi è stato un periodo in cui insomma l'attacco è parso a non segnare, probabilmente erano problemi di squadra generale. No, c'è da dire, la difesa sta andando bene.
peccato la battuta d'arresto a Borgo San Lorenzo, se, fino a lì se no quanti gol si era preso? 1-2, pochissimo, 3 forse. La difesa niente da dire, l'attacco magari risentiva un po' del gioco, la difesa andava bene, forse perché anche l'attacco insomma aiutava a difendere bene la difesa e magari lasciava un po' più l'attacco, appunto. E, però insomma questi sono... Domenica però, scorsa potevate fare 10 gol. Sì, sono partite, domenica è andata così. Però, Lazzaro in dubbio per domenica prossima? Dovrebbe essere il dubbio. Quindi un'occasione, potrebbe esserci un'occasione in più per gli altri. Sì, se Nunzio recupera, speriamo che dia il suo contributo. Se non dovesse farcela, ce ne sono altri che, insomma, che cercheranno di fare il meglio possibile. Tu sai che fino a questo momento, almeno tra i tifosi, sei l'attaccante, insomma, quello ritenuto di maggior pregio. Non ti vuoi rovinare ovviamente il nome? No, beh, se è vero mi fa piacere, ma poi c'è da dimostrare sempre qualcosa sul campo, insomma. Quello che parla, arrivare fino ad oggi, 4 gol, insomma, si poteva fare molto di più, come o come no. Hai un obiettivo? Il sì, fatto di gol? Di vincere questo campionato. Ma hai fatto di gol? Perfetto, allora in bocca al lupo a Gucci e auguriamoci insomma i gol arrivino, che sia lui, che sia un compagno, insomma, che se riesca a vincere. Allora, Giona Fedele domenica scorsa ha riposato, era in panchina, scelta tecnica, come si dice così, perfetto, rientrerà, perché non si riesce a capire, abbiamo due portieri bravissimi, stimati da tutto il mondo del calcio di Serie D, perché... insomma sappiamo che godete di massima stima da parte di tutti, però non si sa mai chi gioca, Sestito, Fedele? Vabbè, quello lo decide anche il mister. Poi... Ma per voi è un pochino, cioè c'è un po' di difficoltà a non sapere con esattezza come sono definiti i ruoli o vi va bene no, così? No, anzi è uno stimolo ad allenarsi sempre meglio, a cercare di migliorare sempre e fare il meglio possibile. Per ora avete un ottimo nome però a livello generale, perché tutti i vostri colleghi vi fanno complimenti, insomma, sanno che evidentemente avete lasciato, insomma, sanno, già vi conoscono. Siamo contenti di questo e è merito sicuramente anche del mister Melan, e stiamo lavorando molto e siamo contenti se abbiamo un buon nome. E la visto Ise però non è stata fortunatissima ultimamente con i portieri avversari, perché ha trovato, per dire, Farnè del Mezzolara, che ha fatto una gran partita, domenica scorsa Miglioli, che è stato veramente bravo, cioè tutti sembrano esaltarsi. Siamo abbastanza sfortunati. Siete voi che i vostri, cioè siete voi che sbagliate, sono loro che sono portieri fenomenali, perché addirittura l'allenatore Barassa domenica ha parlato di Miglioli come di un fenomeno. Miglioli era la prima volta che lo vedevo, ha fatto una grandissima partita. È piccolino, tra l'altro. 17 anni, 1,78 m, piccolo anche in altezza, però ha fatto una buonissima impressione. Ha fatto veramente, è fenomenale come dice l'allenatore, nel senso che sembrava volesse venderlo da un momento all'altro. Domenica l'è stato, sicuramente. Ha fatto dei balzi giganteschi, in una sola occasione è rimasto impreparato, però sul tiro di Gambadori che ha preso la traversa, era effettivamente 10 metri fuori di porta. Pensavo l'avesse parato. No. Addirittura che abbia toccato, sia riuscito a sfilarla. Mi sembra. Sarebbe una cosa eccezionale, allora, effettivamente. Allora, il tuo obiettivo è rientrare in squadra. Il mio obiettivo è di vincere il campionato e di giocare più partite possibili. Questi sono i tuoi obiettivi di quest'anno. La sorella, Real Alianese, portiere, cosa dice? Insomma, ti viene a vedere? No, no, può venire, non può venire perché gioca contemporaneamente. Chi è il più forte ancora non si sa, insomma, dovresti essere te. Lei gli dicono che sia proprio all'inizio. Beh, è giovane. Proprio il primo campionato con la prima squadra. Ma insomma, come, in casa come la vedete? Bene, cioè non riusciamo a vederci perché... Ma i genitori che dicono? Chi vanno a seguire? Di solito la domenica vengono a vedere me.
la lingua. Magari si divertono di più a vedere il calcio maschile. E invece, andate a vedere che calcio femminile che è divertente. Forse c'è meno velocità, insomma, si gioca a ritmi più bassi, ma ci sono davvero degli elementi molto, molto validi. In bocca al lupo e speriamo di trovarti prossimamente a festeggiare una vittoria della Pistoiese. Lo spero anch'io, speriamo tutti. Per la settima giornata della terza categoria Pistoia si affrontano la Polisportiva Breda Calcio e l'Arcisarripoli. La partita è equilibrata e le due squadre se la giocano a viso aperto, il che rende il match pieno d'occasioni e piacevole da seguire. Nel primo tempo è però la Breda a creare più opportunità per portarsi in vantaggio, anche grazie a Scuffi e Pavoni che si sono mossi molto, dando profondità alla squadra di Mister Tondini, entrata in campo con grande determinazione. La spinta dei ragazzi in maglia giallo-blu porta a metà della prima frazione al rigore che sblocca la gara per una trattenuta in area ai danni di Scuffi. Rivediamo le immagini che chiariscono se il rigore c'era oppure no. Dal dischetto Pavoni non sbaglia, ma il Sarripoli non ci sta e cerca di scuotersi attraverso la dinamicità del suo capitano De Matteis, che sembra ovunque, serve assist e ci prova direttamente lui su punizione. È soprattutto nel secondo tempo che gli arancioni hanno le migliori occasioni per pareggiare, la più clamorosa con Pierattini che ci prova per ben tre volte, ma la palla sembra non voler entrare. Nella parte finale del match un calo da parte degli ospiti, più che fisico, forse mentale, fa sì che la Breda possa riprendere il pallino del gioco ed andare a creare buone occasioni, soprattutto grazie ai nuovi innesti, su tutti in particolare, la punta Flori. Finisce così 1-0 per i padroni di casa, che hanno meritato per numero di palle gol create e per la solidità di squadra dimostrata, ma va fatto comunque un applauso ai ragazzi di Mister Maestri Pieri, che hanno fatto vedere sprazzi di buon calcio e di schemi sui calci piazzati. Sentiamo adesso i commenti dei due allenatori. A Mister Tondini, 1-0 quest'oggi, una vittoria sofferta, tre punti che arrivano comunque in una partita difficile, un secondo tempo molto equilibrato. Che ne pensa di questa situazione di oggi? Sì, il livello ora della terza categoria è questo, tutte le domeniche sono piccole battaglie calcistiche. Oggi ne abbiamo vinta una molto importante, è chiaro che il rigore ha deciso la partita, anche se abbiamo legittimato con qualche azione importante, però loro ci hanno tenuto un'apprensione fin da ultimo, perché hanno un grande giocatore davanti che si chiama De Matteis, perciò da un momento all'altro da questo giocatore ti può aspettare di tutto. E la Breda a cosa punta quest'anno a fine stagione? Dunque, il programma è quello di fare un salto di qualità che la società non aveva fatto negli ultimi anni. Il presidente, in questo caso nella voce di Scartabelli, mi ha messo a disposizione una rosa importante, mi ha chiesto di fare un campionato importante, di lottare in questo caso possibilmente per i playoff. È chiaro, no? Non siamo ancora quella squadra dove può stare in vetta tranquillamente, e lo si è visto oggi, facciamo risultati con l'unghia e codenti, come usa dire. Mister Maestri Pieri, oggi una partita difficile, giocata bene dalla vostra squadra, ma si sono visti anche dei buoni schemi anche su palla inattiva, purtroppo 1-0 per gli avversari. Purtroppo ci si ritrova così a recriminare, perché quando la squadra gioca bene e gioca a tutto campo, alla pari con gli altri, forse per quello che posso aver visto io anche meglio, ha creato, gioca a calcio, tutta palla a terra, e poi ci capita un'occasione e non si riesce a concretizzare, e poi si subisce gol su, diciamo, poche occasioni, su quelle capitate agli avversari, diventa un po' dura. E comunque ora ultimamente ce ne sta capitando abbastanza, sempre sulla solita falsa riga. Vediamo, piano piano si lavora per migliorare. Forse oggi un po' di sfortuna anche nelle occasioni avute, però questa squadra per il gioco che ha dimostrato può puntare in alto. Ma in alto,
puntiamo a fare un bel campionato e cercare di divertirsi il più possibile, che è quello basilare, che è la base di questo campionato e credo di tutti i campionati. In più, se vediamo, se ci riuscisse ad arrivare a playoff, non sarebbe un bell'obiettivo. Senza grosse pretese, però è un bell'obiettivo, anche perché i ragazzi ci credono, c'è un bel gruppo rinnovato in toto perché sono arrivati tanti ragazzi giovani e ci stanno dando una mano a tutti gli effetti, sia come gruppo che a livello calcistico.